10.000 visitatori, un bilancio direi più che positivo, dato anche il periodo che non è stato dei migliori, non è dei migliori per quel che riguarda il turismo, perché è stato che parte dei visitatori è anche della comunità di Pesa, ma non solo, anche molti di turisti. Tra l'altro non li conosco personalmente, ma so che questa sera si sono venuti a trovare due turisti, se non erro, di Perugia, che sono particolarmente interessati alla serata, al Codice Brandis, e proprio da una loro richiesta positiva, insistenza, mettiamola così, costruttiva, a conclusione dell'incontro andremo nello spazio espositivo qui a fianco, dove è esposto il Codice Brandis, e toglieremo la teca e io, munita di guanti, mi sono già attrezzata, lo sfoglierò affinché si possano vedere le singole pagine del Codice Brandis. Delicatamente lo sfoglierò perché sono sotto un enorme legge di ingrandimento. Gli storici qui a fianco l'hanno analizzato, credo che lo conoscano meglio della loro carta d'identità, ce ne parleranno appunto fra un attimo li presenterò. Pertanto chi vuole si può fermare, ovviamente lo spazio è molto piccolo, magari faremo due turni, insomma ci organizzeremo per dare la possibilità a tutti voi che avete accolto l'invito di poter vedere ogni singolo disegno del Codice Brandis, che non lo nego, è spettacolare. Ho avuto la possibilità di vederlo, non tutto, neanche io, quando sono andata a tirarlo all'archivio provinciale di Bolzano, l'ente che ce l'ha prestato, e sono rimasta affascinata. E poi appunto arrivati qua l'abbiamo messo direttamente sotto teca, e quindi ancora più accogliamo la richiesta di questi due visitatori, e volentieri lo faremo. Ora presento molto volentieri, ringrazio i nostri ospiti Alessandro Baccin, Ulrike Kindl e Fiorenzo De Gasperi. Sono storici, Fiorenzo è giornalista storico e storico dell'arte, nonché docente. Ulrike Kindl e Alessandro Baccin sono degli storici che si occupano di studiare, analizzare e valorizzare la storia locale e non solo, attraverso studi come questo e riedizioni di testi, codici, testi molto importanti della nostra tradizione. Pertanto non vorrei occupare altro tempo, lascerei volentieri la parola a loro. Grazie ancora per l'invito, dopodiché chiederei di approfittare di questo momento con loro per fare tutte le domande che desiderate fare a conclusione ovviamente della serata o di ciascun intervento. Pertanto buona serata e ci vediamo dopo. Grazie mille. Buonasera, arrivate e arrivati. Ringrazio anche i miei colleghi di lavoro, perché quello che vi presentiamo questa sera è un lungo viaggio durato 7 anni a analizzare un libro che all'inizio era sconosciuto non soltanto a livello nazionale ma anche a livello provinciale, in quanto questo manoscritto, che risale al 1600, vedremo adesso di entrare anche nel dettaglio, è per anni e secoli rimasto custodito all'interno della famiglia Brandis in un armadio, in un archivio privato, e solo nel 2008 è passato alla provincia. Noi abbiamo avuto l'occasione di scoprirlo per la prima volta nel 2012 ad una mostra a Trento, e non se ne parlava assolutamente di quest'opera, per cui abbiamo cominciato a indagare, a capire per quale motivo un libro così importante fosse rimasto chiuso in un archivio. E man mano che abbiamo cominciato a raccogliere informazioni e a consultare archivi e musei, ci siamo accorti del valore non solo artistico ma anche culturale e storico di un'opera che non ha paragoni. Vedremo questa sera non soltanto la regione del Tirolo, l'Ang, ma vedremo anche la storia, la nostra storia dei nostri antenati, e capiremo per quale motivo questo libro ha una
sorta di, come dire, di sfera emotiva che ci coinvolge profondamente. Lo esamineremo da più punti di vista. Io vorrei anche ringraziare l'ente e gli organizzatori di questa mostra, spero che questa sia una delle 5 chiavi, perché veramente riuscire a entrare in questo secolo ci porta a capire che dal 600 allo stato attuale in pratica c'è un unico legame, un unico filo che porterà piano piano alla maturazione dello Stato di nuovo. Forse mi alzo in piedi così riuscite a vedervi meglio. Questa è un'antica mappa del Tirolo, 1611, e racchiude già come simbologia di una forma di comunicazione che è quasi più politica che geografica. L'Aquila Tirolensis, disegnata da Matthias Buchlechner, un cartografo e diciamo anche uomo di corte di Innsbruck, rappresenta il Tirolo con questo aspetto di rapace dominante che con un artiglio riesce a dominare una regione che fino a pochi anni prima creava grossi problemi, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, nuove ideologie che stavano per arrivare al carattere religioso, calvinismo, protestantesimo, e dall'altra parte una regione più meridionale, quella della Repubblica di Venezia, che aveva creato tanti problemi in quegli anni, soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione del territorio più meridionale della contea, ossia il Trentino meridionale. L'Aquila domina con un certo orgoglio e rappresentanza, perché vedete gli stemmi delle varie contee che ne fanno parte, domina i due vicini e guarda con un certo ottimismo verso l'impero centrale, perché siamo parte di un impero, Sacro Romano Impero, che è all'epoca una delle maggiori, se non la più grande, potenza militare economica che esisteva al mondo. Qual era la situazione nel 1600? Per capire il manoscritto dobbiamo immedesimarci un pochettino nella realtà, entrare a stretto contatto con questo disegnatore che a un certo momento riceve un incarico. È un incarico di girare all'interno della contea e raccogliere documentazione. Questa documentazione, pensate, è come se uno vi proponesse oggi di fare il giro in pratica di mezza Europa, perché riguarda la raccolta di castelli, di città fortificate e di residenze nobiliari più vasta che ci sia in Europa per chilometro quadrato. Già allora chi aveva accettato l'incarico sapeva benissimo che sarebbe andato incontro ad un lavoro che avrebbe occupato almeno per un paio di decenni. In che territorio si muoveva questo personaggio e chi era questo personaggio? Si muoveva in un territorio che aveva cominciato ad avere una crisi economica profondissima dovuta alla piccola glaciazione. Artisti dell'epoca, a partire dal 1570, cominciano a disegnare e a riprodurre su quadri villaggi, modi di vita che ci raccontano di un clima freddissimo, durato per almeno 200-250 anni, terminerà intorno al 1850, e che porta le estati in alcune situazioni ad essere talmente brevi, cioè che scrive all'epoca 14 giorni il massimo del caldo di un anno intero, fiumi ghiacciati, gente che era costretta a vivere raccogliendo la segatura per mescolarla con la farina per poterla da mangiare, emigrazione elevatissima e concentrazione della popolazione nei villaggi. I villaggi
quel periodo, nel giro di 100-150 anni, un'emigrazione di quasi la metà della popolazione alpina verso stati migliori, situazioni quindi più a nord o più a sud della contea e delle Alpi, ha ridotto la popolazione in maniera drammatica. Una cosa che non riguarda da vicino, diciamo così, una valla di Nonna, però interessa molto anche la storia locale, è la presenza di lanzicanetti che attraversavano il fondo valle per raggiungere le zone di guerra nella guerra dei 30 anni, vedremo fra un pochettino anche cosa è successo, e che si trovano, diciamo così, per sfuggire alla fame, a chiedere di partecipare volontariamente alla guerra dei 30 anni. Centri di raccolta ce n'erano anche qui in zona. Uno per esempio era a Merano, uno era per quanto riguarda la zona del Cusariato, uno era per la Val di Nostra e uno per la Val di Non, ma anche uno era per la Val di Sarto. Si raccoglievano questi giovani, avevano la possibilità di partecipare come mercenari alle spedizioni militari, potevano in certi casi portarsi dietro moglie e figli, ma regola base era che quando gli eserciti attraversavano un territorio, per esempio la contea, dovere dei residenti, soprattutto dei contadini, era quello di mantenere le truppe in passaggio. Voleva dire mantenere tra i 12 e i 20.000 soldati che passavano con a seguito tutte le necessità, comprese gli artigiani, comprese le mogli, comprese anche le prostitute che seguivano per la battaglia. Ma c'era per esempio un gruppo specializzato nel fornire la birra, quindi serviva anche l'atmosfera, diciamo, di riscaldamento prima della battaglia finale. Molti di questi, con a capo Galasso di Trento, andranno all'assalto di Mantova, e siamo intorno al 1629, poi andremo a vedere da vicino che cosa succede. Ma in realtà quello che darà a tutta la contea, diciamo così, ma non soltanto, anche a tutta l'Europa, un drastico ridimensionamento della popolazione è l'arrivo della peste. A Trento arriva nel 1629, questo è un tratto conservato a Trento, nella diocesi, il museo della diocesi, e San Rocco lo si vede che è rotondo, che supplica la Madonna e il Signore che porti benevolenza agli abitanti della città. E la città allora contava circa 10.000 abitanti, ne perderà 4.000 circa soltanto. Qui vicino, ho detto un tempo fa, c'è un paese, Margoro, Margoro. Pensate, era 275 abitanti, ma rimarrà sopra sicuramente lui. Quindi è stata, diciamo così, la catastrofe dal punto di vista economico, dal punto di vista globale, che ci ha veramente ferito moltissimo. Lo dico adesso che stiamo vivendo una pandemia, però pensando all'epoca ancora riusciamo a combatterla abbastanza bene. La contea si presenta con i confini che vanno da nord, da Kufstein, a sud fino a Borghetto, quindi siamo quasi nella zona di Verona. Dalla parte occidentale abbiamo i Grigioni e dalla parte orientale abbiamo invece la Repubblica di Venezia. E conta, ve lo dico perché questo è molto interessante, circa 200.000 abitanti, residenti, i quali, ripeto, alla fine del secolo saranno notevolmente ridotti. E ci sarà una crisi molto economica dal punto di vista finanziario, ma può contare invece, e qui poi chiedo al nostro bravissimo Fiorenzo di chiarire questo aspetto, ha un vantaggio, è la contea più meridionale del Sacro Romano Impero. Quindi chi passa per forza dagli imperatori, dagli eserciti, eccetera, sì, è vero, dobbiamo mantenere queste truppe, però possiamo anche chiedere una sorta di rimborso spese. E quindi ecco i dazi, ecco quindi un'entrata economica ingente, proprio perché è nell'asse nord e sud Europa, dove non era possibile sfuggire a un controllo doganale disseminato in maniera peculiare, cioè in
questa imposta. Nella crisi della, questo è anche interessante, nella crisi del periodo più freddo, pensate che le merci potevano variare di prezzo ogni 10 km circa, raddoppiavano. Quindi era letteralmente impossibile per chi stava al centro delle Alpi riuscire ad avere merce fresca, per esempio immaginiamo, non so, un frutto, una verdura, e pagarla a costi esorbitanti, proprio perché era, come dire, un sistema di tassazione. Chi all'epoca governava la contea, Leopoldo V, verrà chiamato d'Austria, verrà chiamato come personaggio di scarsa potenza militare, capacità militare, e in realtà si dimostrerà proprio lui in grado di fermare l'unico attacco che viene portato avanti da parte della Lega protestante nei confronti della Lega cattolica al Tirolo. Fermerà queste truppe vicino al lago di Costanza, nella parte più occidentale della contea, e riuscirà a impedire che in futuro queste truppe nemiche, chiamiamole così, abbiano la possibilità di entrare e invadere l'impero da sud, perché in quel momento si trattava proprio di uno scontro fra superpotenze, quindi non era soltanto uno scontro religioso, ma era uno scontro proprio di questioni politiche e amministrative. Qui abbiamo rappresentato una cartina molto interessante. Posso usare questo? No, questo. Come vedete abbiamo la Val di Non disegnata come una verticale rispetto alla scena politica. Questo condizionerà molto anche il viaggio di questo nostro artista, e cominciamo piano piano a entrare nella consapevolezza del compito che aveva. A Leopoldo V, marito di Claudio de' Medici, seguirà la consorte fino al 32, morto del marito. Lei governerà nelle retrovie e comincerà ad avere vero e proprio potere nei 7 anni successivi, quando una volta deciso il consorte lei prende le redini della contea, e troveremo spesso nel codice Landfürstin, cioè la contessa, la principessa del territorio. Sarà proprio lei una delle artefici principali di quello che verrà chiamato proprio la nascita dell'autonomia tirolese. In realtà nel 1511 si stabilisce un accordo: tutti i giovani della contea rimarranno all'interno di questa contea a difendere i confini, quindi anche quelli dell'impero, e non dovranno andare in missioni militari all'estero, quindi lontani. Questa clausola dal 1511 rimarrà attiva fino al 1515, quando scoppia la prima guerra mondiale. Da lì i giovani tirolesi partono anche per i fronti esterni. Ma fino ad ora, e questa è una cosa molto importante, una sorta di autonomia amministrativa viene salvaguardata. Nasce proprio in questi anni quello che conosciamo noi oggi, la regione autonoma, e poi possiamo anche dire l'Arche Alp dal punto di vista culturale, perché è di lingua tedesca e cerca contatti con il nord. Il fatto di essere, diciamo così, nella parte più strategica del Sacro Romano Impero aumenta anche il prestigio e fa sì che quindi i conti del Tirolo fossero tra quelli più ascoltati quando si trattava di muovere in guerra, perché era necessario avere gli amici. Il loro prestigio diventa subito molto importante per la casa di Asburgo, che cerca di, come dire, di prendere possesso del Tirolo. Succederà proprio con l'ultima Margherita Maukas, l'ultima contessa di Tirolo, dove abbiamo lo spostamento, diciamo, politico dal Tirolo verso Innsbruck e verso Vienna. In un punto della contea
in una situazione climatica terribile, una situazione economica, in un punto di questa contea c'è un castello, Castel Falbur, con un conte, scusate, con un barone, che ha come missione personale quella di scrivere la storia del Tirolo. Un'impresa pazzesca, però ha un intuito, forse neanche suo, che potrebbe aiutarlo, ossia di scrivere questa storia con delle immagini. Perché allora non trovare un artista, un grafico, a cui assegnare il compito di girare tutta la contea e raccogliere esempi di castelli, di residenze e metterle su carta? Lo trova. Noi dopo 5 anni possiamo questa sera dare l'anteprima, diciamo, guarda. Come vedete con la professoressa abbiamo questo punto ancora da animare, perché si tratta di raccogliere documenti che non ci sono, che non esistono, su un personaggio che era sicuramente architetto, sicuramente un Baumeister, un maestro chiamiamo di cantiere, sicuramente operante nella cultura, quindi sapeva leggere e scrivere in maniera estremamente, ma soprattutto era capace di disegnare in modo molto rapido, fotografare un elemento. Di fronte all'assegnazione di un compito così gravoso come quella di dire guarda, per cortesia, vai a raccogliere tutta la documentazione possibile del territorio, non pensiamo che questo personaggio abbia detto subito di sì, perché sapeva a cosa sarebbe andato incontro, probabilmente l'incarico poteva stimolare la creazione di un manoscritto come quello che conosciamo, il codice Brandis, proprio perché è la più antica raccolta iconografica di castelli che esista al mondo. Quindi è il documento più importante che abbiamo nell'archivio di Lozano, esce raramente, quindi fa un errore, esce raramente, e è un documento che raccoglie non soltanto, lo vedremo, non soltanto i disegni, ma raccoglie anche la vita di un popolo e la crescita di un territorio. Come si chiama questo artista? In questi anni abbiamo occasione di presentare il nostro lavoro, abbiamo sempre detto guardate, non facciamo nomi, però adesso stiamo arrivando alla pubblicazione del terzo volume, dell'ultimo, quello sul Trentino, dove è accennato proprio a nome, a Francesco Lucchese. Chi era questo Francesco Lucchese? Era un artista, un grafico, chiamiamo oggi proprio un termine così, ma anche un architetto, che lavora nello stesso periodo sia a Merano che nel castello di Falbo, tanto è vero che viene chiamato dal conte Brandis a ristrutturare il castello, e che accoglie molto probabilmente, ripeto molto probabilmente, abbiamo un 95% delle possibilità che sia proprio lui, comincia a raccogliere questi disegni. Come si muove lungo la contea? Allora, se questo è il punto focale, se questo è il punto focale che abbiamo visto prima del Castel Falburg, il personaggio ha con sé un blocco note, se vogliamo chiamarlo, dei fogli dove raccoglie dei disegni che poi porta a Castel Falburg. Non sappiamo quale zona esattamente va a visitare, perché non c'è né una data né una firma su nessun documento. Qualcun altro, nei secoli successivi, circa 200 anni dopo, comincia a comporre questi fogli e a catalogarli e a metterli in ordine. Avrà qualche difficoltà, perché non sarà così semplice come possiamo immaginare oggi di poter mettere insieme dei fogli con delle copertine che indicano la zona. Per esempio questa è la copertina principale, quella d'apertura,
schizzi di diversi castelli e borghi e paesaggi della contea principesca del Tirolo, dove lui comincia a muoversi, molto probabilmente anche per altri incarichi, non soltanto per andare a raccogliere la documentazione, comincia a muoversi a scacchiera, alla fine consegna questo materiale e il compilatore comincerà a raccoglierlo. Allora comincerà a mettere assieme tutto quello che riguarda il volgariato e non può che partire dal castello che ha dato il nome, il castello Tirolo, ha dato il nome alla contea. Abbiamo anche Castel Fontana e sotto qui un piccolo paese che in realtà ha tantissima storia perché il paese tra Palazzo e Lagundo, dove c'è un sentiero famosissimo, c'è stata la magistratura. La zona 1 raccoglie 15 disegni con 20 motivi. È il burro radiato. Molto interessante, ma molto interessante, è questo disegno dove l'artista si ferma un attimo. È come se fosse rapito dalla bellezza, da un elemento, una cosa mai vista. Lo riproduciamo qui in dettaglio perché si capisce immediatamente che disegnando Merano rimane colpito dalla parrocchiale di San Nicola, l'uomo di Merano. Che cosa l'ha affascinato? Il fatto, per esempio, di avere un campanile così alto con una cupola meravigliosa, mai vista in precedenza, una cupola ottagonale. In nessun paese questo artista aveva visto un'opera del genere, anche opera di un mastro della Lombardia, Giuseppe Cosacchi, il quale disegna su questa torre del 400, fine 400, disegna una cupola con 8 angoli che diverrà il simbolo della città e per l'artista diverrà una sorta di incubo, perché poi da lì questo cipollone si diffonde in tutte le valli, nasce questo stile, quest'arte. Oggi, come vedete dal campanile, è ancora nella stessa situazione. Ecco un dettaglio, per esempio, anche particolare, che ne fa un pezzo unico, non è soltanto l'altezza e la cupola, ma è un campanile che raccoglie 7 orologi. 7 orologi visibili a distanza. Perché ogni anno, scusate, ogni secolo che aumentavano di un piano i palazzi della città, così erano costretti a spostare più in alto anche l'orologio visibile. Quando l'artista lavora qua e vede questa cupola, ci dà un'informazione importante, perché la disegna nell'anno in cui è stata conclusa l'opera, 1618. Non sa che centinaia di chilometri di distanza incomincia il 23 maggio 1618 la guerra dei 30 anni. Da quel momento in poi comincerà a vedere anche lui queste truppe che attraversano in un senso e nell'altro il territorio. Nella zona 2 dovrà vedersela l'artista non soltanto con i castelli famosissimi, pensiamo per esempio a Castel Juval, Tiraimo Messina, pensiamo a Castel Coire, vedrà delle abbazie, vedrà delle città fortificate, una città di violenza stupenda, e cercherà di disegnarla con un'abilità straordinaria. Guardate per esempio Castel Juval, vuol dire elevarsi di 200-300 metri nell'aria e prenderla alla stessa situazione, alla stessa altezza, perché è impossibile disegnare un'opera a questa distanza e a questa altezza. Molto probabilmente, essendo entrato dalla parte retrostante verso la Valsenate, dove dice addirittura, scrive in una nota, siamo in due, perché qui camminava, allora la possibilità, lo dirà, poi
poi il nostro collega, quando si arriva ad affrontare un compito del genere, avrà 3-4 possibilità. Passo la piedi con tutto il materiale dietro, passo la cavallo, dove era possibile passare la carrozza, oppure con le zattere e con le imbarcazioni del fiume. Non c'era un'alternativa, non c'era. Quindi come fa a disegnare una cosa così rimane un mistero? Poi si sposta un raccoglitore, diciamo, decide che questa è la zona più delicata e arriva nell'Engadina. Qui abbiamo Pinstone Mills, 12 disegni con 16 motivi. Si sposta anche un po' verso l'interno, però sta ben attento perché sono dei territori dove non conviene poter passare i limiti. Sta ben attento a non esagerare e si mette indietro più fretta possibile. Non va a scavare, diciamo così, a riprendere castelli in zone dove può essere pericoloso. Si sposta a sud e qui troverà, come nella zona 2, anche nella zona 4, troverà una, diciamo così, un aspetto anche molto pericoloso, ossia la malaria molto diffusa in queste zone. E dovrà vedersi da chi di stare in quota, il più possibile evitare il fondo valle. Qui disegna 17 disegni con 23 motivi e uno di questi sarà il rompicapo del compilatore, perché a un certo momento si trova Sigmund Skoll, questo castello che sta alle porte di Bolzano, se lo trova disegnato in Val Sugana. Ma come il compilatore trova un disegno sul retro e lo deve adattare al manoscritto. Ha una scelta, non può tagliarlo e fare un doppione. O lo prende e lo mette lì, lascia la Sugana come lo si è trovato, oppure fa la stessa scelta come abbiamo fatto noi nel libro. Abbiamo detto no, questo strategicamente e culturalmente appartiene alla città di Bolzano, quindi deve essere per forza indicato in quella zona lì. Abbiamo spostato sulla zona 4. Quella che ci interessa di più, forse è la zona 5, ossia la Val di Sole e la Val di Non. Qui abbiamo 18 disegni con 34 motivi e il compilatore, scusate, il disegnatore, ci lascia un simbolino. Non voglio entrare troppo sulla dinamica e sui disegni che parlerà poi, toccherà poi la Ulrike, ma voglio farvi notare questo simbolo in alto. Ecco, pensate, il canocchiale è stato inventato qualche anno prima. Questi simboli di comunicazione, diciamo così, dell'orientamento e delle distanze nascono in quel secolo lì. Ecco per questo che, per esempio, Buchlechner disegna le mappe con i chilometri sopra, le distanze chilometriche. E il nostro architetto ci fa capire l'orientamento dell'edificio, nord e sud. Ma non ci lascia soltanto questo orientamento, lui ci lascia poi delle scritte, come vedremo più avanti. Termina l'area più grande, quella del Trentino meridionale dell'Alto Garda, con 37 disegni e 63 motivi. E qui anche ci lascia dei segnali molto importanti, ossia non tutti i castelli sono rimasti tali e quali nel corso dei secoli, ma alcuni sono stati riadattati perché le tecniche di guerra sono modificate, sono state le armi da fuoco. E quindi ecco, ad esempio, Minore è proprio il castello di Roveretto, che diventerà il fulcro proprio di questa nuova concezione di costruire i castelli e difenderli dalle armi da fuoco che fino a qualche decennio prima erano sconosciute. Ecco, adesso lascio la parola alla collega. Stiamo entrando in casa vostra, Val di Non, Val di Sole. Cominciamo adesso con la lente a vedere questi castelli, trovare i segreti. Ricordiamo che stiamo parlando di una popolazione che soffre moltissimo la fame e il freddo. Ricordiamo però che c'è un'aristocrazia a
agguerrita, se vogliamo dirla così, perché sa il proprio interesse, stiamo parlando del vescovo Ponte, Principe e anche dei vari conti di seminario sul territorio. Io abbiamo avuto occasione di parlare con Ponte Spau sulla presentazione dei nostri libri. Lì nasce una famiglia molto potente di tutta la Val di Non, una delle più potenti di tutto il Tirolo, ma abbiamo a che fare con un territorio che ha delle peculiarità incredibili, una ricchezza straordinaria. E adesso qui lascio parlare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Su due staffe, cioè fra il principe vescovo di Trento, principe di Sacra Mandela, e fra la signoria territoriale, che erano prima i conti del Tirolo e poi la casa d'Austria. Quindi tutta questa terra era sempre in bilico fra una signoria territoriale e la fondazione del principato vescovile di Trento. Questo duopolio ha una peculiarità che è molto molto, era unica anche in Europa. Era costruita così proprio per garantire agli imperatori germanici il passaggio per Roma, quindi tenere aperto i valichi dell'Alpe. Questo era fino al 500, quando con Massimiliano I appunto viene editato il celeberrimo Landfried di Bay, che definisce una volta per sempre chi è il padrone di questa casa, ufficialmente Carola Austria. I trentini lo vedono un po' diversamente, ma comunque questo è il contenzioso. Nel 600, e questo è il nostro secolo, il Tirolo definitivamente si sposta a stato territoriale. E quindi questo disegno qua si entra nella idea che lo Stato non è più appannaggio quasi del principe, che sia principe vescovo, che sia casa d'Austria, non importa, ma che sia un'entità statuale con determinati confini, con un governo di un determinato tipo, anche burocratizzato se volete, nascono l'amministrazione, nascono l'amministrazione ai giudizi, nasce tutta un'amministrazione di uno Stato moderno, evidentemente anche con tasse. Crea però, e questa è l'assoluta novità, una identità che è legata al territorio e che non è più legato al vario principe vescovo o casa d'Austria, ma che è legato all'idea del territorio, dello stato territoriale del Tirolo. Quindi siamo in un momento dove nasce lo Stato moderno. E questo Stato moderno nasce in concomitanza col Concilio di Trento, sottolineo soltanto, perché con il Concilio di Trento si spacca definitivamente l'unità europea, si spacca l'unità della religione, ormai fra cattolicesimo e protestantesimo la spaccatura è definitiva, tutto il 600 e il 700 sarà un secolo confessionalizzato, dove evidentemente dicono religione e intendono tutta un'altra cosa, questo è un altro dibattito. Però sotto l'idea della confessionalizzazione nascono quelli che sono i principi dello Stato moderno. Quindi siamo veramente in un momento molto molto importante. E il Codice di Landis ne è un esempio dove un capitano del Tirolo, Jacob André Brandis, era capitano del Tirolo, decide, io descrivo questa contea, io scrivo la storia di questa contea. Io do a questa contea le radici storiche. E infatti la Geschichte der Landeshauptleute Tirol è fino al giorno d'oggi una delle fonti fondamentali della storia del Tirolo.
l'abbiamo. Non abbiamo l'altra parte, infatti, che probabilmente questo stesso André Brandes, Jacob André Brandes, ha detto, io voglio anche la Landesbeschreibung, io voglio anche la descrizione capillare di questo pianeta. È amico di Matthias Buchleitner, vediamo la carta. La carta di Matthias Buchleitner è la prima carta veramente moderna della contea, dove possiamo veramente vedere molto molto bene qua l'entrata, per esempio la tetta, poi si va su per la Val di Monte, la Val di Sole, che voi conoscete molto meglio di me. Mi fermo su questo capitolo, perché è quello che in questo luogo si interessa. Comunque, che sia Francesco Rucchese o meno, abbiamo sì, 90% direi anch'io, 10% ho molti dubbi, perché questo disegnatore non sa una parola italiana. Mentre Francesco Rucchese è nato a Innsbruck, vive in contesto tedescofono, senz'altro una qualche parola strascica anche col papà. E quindi è molto poco probabile che proprio non sapesse assolutamente nulla di italiano. Mentre il disegnatore, questo andiamo adesso a verificare. Allora, che il disegnatore abbia bazzicato qua il territorio non c'è ora il dubbio. La compilazione della nascita del codice è tanto semplice. Quindi è stato fatto molto poco. Sono stati fatti i singoli disegni e poi probabilmente nel notariato del codice dei Conti Brandis è stato fatto la compilazione, e il compilatore non deve stare soltanto in genio, perché ci sono stati parecchi errori. Comunque, cantiamo gloria, ha preso questi disegni, questi fogli ormai di carta velina molto molto fragili, e li ha incollati su un bel supporto, e quello che vediamo poi dal codice è questo supporto dove sono stati incollati i disegni. Cosa particolare è che il nostro disegnatore ha qualche volta disegnato da un lato e anche dall'altro, da verso e da dietro. E quindi il compilatore attaccato qua faccia, no? E allora ha creato una specie di passepartout e ha inserito il foglio. E là ne sono successi tutti i colori. Ti trova qualcosa avanti, qualcosa indietro, qualcosa che non sta, cosa cavolo, la merenda, no? È tipico però la storia di questo codice, come è nato questo codice, fa parte evidentemente di come nel 600 è stata fatta. Vediamo cosa il compilatore, cosa ha visto il disegnatore e che cosa il compilatore ne ha combinato, d'accordo? Partiamo. Siamo questo nel centro del mondo, d'accordo? Però insomma come arriva questo non lo sappiamo, probabilmente per la rocchetta. Auf den Nonsberg ist auf den Sulzberg, si dice già questo, Val di Non. Val di Sole, in tedesco, Sulzberg, Nonsberg, perché dalla parte tedescofona del Tirolo si fanno i passi, si va per il Valle, si passa per i monti, quindi si va in Nonsberg e si va in Sulzberg. E si va evidentemente dalla Rocchetta. La Rocchetta conoscete forse ancora il ponte. Tutto il resto non lo si vedete più perché è distrutto, ma poi durante la prima guerra mondiale, che è stato uno degli sbarramenti, è salvato tutto nella fortezza austriaca. Il castello era proprio della Rocchetta, vedete, è scritto alla tedesca senza H, Rocchetta, ed è solo Lugano. E qua vedete appunto la Fürstin, cioè la signoria territoriale, la principessa del Tirolo, può essere stata solo, assolutamente, Claudia XII, l'unica femmina. Prossimo, questo è estremamente interessante, perché sono i due castelli delle due famiglie più potenti della Val di Monte, il Thun e il Spar. Quello che viene disegnato qua, Thun, è un po' prima, però si intravede già un po' prima della definitiva del
cimentale che è stato fatto. Interessantissimo invece è Spau, che secondo me è Alt Spau, cioè è di oggi, di questo Alt Spau c'è soltanto ancora una torre rovina, cioè è Sporo Rovina o il castello di Sant'Anna. In un primo momento qua si vede soltanto che è vicino ad una clam, ad una forra, quindi la messa a fuoco di questa Alt Spau vicino a questa è la catena proprio dove è Alt Spau, clam. E invece Tum dall'altra parte non interessava in un primo momento meno, ma comunque sono le due famiglie che hanno dominato da secoli. Si avvicina Leosocles, Nain, lo snanno. E poi vedete qua le scritte Girter e soprattutto sotto Valer, Dof, paese. Evidentemente non sapeva che si tratta di Tassuno. Può essere solo Tassuno, però evidentemente al disegnatore questo nome non era familiare. Valer sì, Nain anche, ma non è facilmente riconoscibile. Arriva adesso, eccoci qua, Acres, Gles, come si diceva allora. E vedete che sotto c'è il disegno proprio architettonico ben fatto di Gles, con un segno di richiamo, e sopra la indicazione di dov'è, questo vedete proprio la piccola icona, e attorno, tutta attorno, una stupenda, che io non avrei assolutamente remore di chiamarla una ritorna. Però ragazzi siamo all'inizio del 600. Infatti uno dei disegni di sicura datazione è quella di Merano, l'abbiamo appena sentito, nel 1618. 1618 di tutte, non esistono ancora. E invece, guardate, potete vedere esattamente i dintorni. Quella due là in mezzo è probabilmente proprio Cles, indica il paese di Cles. Dall'altro su di nuovo un Dof che non sa bene che cosa sia, e poi segnala che dall'altra parte si va avanti in Tal, cioè la valle continua dall'altra parte, perché sapete che qua fa il gomito, dall'altra parte davanti il sole continua, e sopra Schneegebirg, cioè montagne che arrivano fino alla neve, il lupo del Vetta. Sempre è orientata perfettamente con una bussola, è un segno di una bussola. Quindi aveva già questo strumento. Quindi non ha soltanto una indicazione di dove sta lui, ma è il primo segno che ormai la carta è a orientamento. Cioè lui segna non il punto di vista suo, ma il punto di vista di orientamento del grafico. Siamo all'inizio della grande carta. Guardate bene questo disegno e poi guardate questo disegno accanto, che io direi che è nato in pochi tempi diversi, perché è talmente simile nel taglio tutto quanto, soltanto che qua, di nuovo, sotto, stessa tecnica, esattamente l'architettura, sopra, l'ambientamento, dentro nel paesaggio. Di nuovo, vedete le montagne, siamo inizio 600 e non la vedete. Ma mette anche qua, BAM! E poi mette calma. Adesso un calma, si legge abbastanza bene, questa è una K tedesca, calma. Un costen, un castello. Non mi è nota in mano il sole, e neanche in mano, no. Bisogna cominciare un po' a vedere. Allora, lassù vedete un Tal Sarank, Valle del Sacca. Ed è quindi
Niccolò Rasmo ha avuto assolutamente la giusta intuizione, ha guardato bene questo castello e ha detto questo è Castel Campo. Soltanto che Castel Campo è tutta la parte. E così però il compilatore, che come tutti noi, guardate un attimo che cosa può essere, vedete la montagna, più o meno potrebbe essere il corno di Tres, che ne so io, Cagno! Cagno! Uppa, ma allora, ovvio, questo è semplicemente uno sbaglio, Cagno. Ed è stato interpretato come Castel Cagno, che allora probabilmente esisteva, ancora oggi sono ancora quattro pietre, che a Cagno c'era il castello per sopra il disperso pegliato, esattamente la strada che va sul Tonale, questa era nota, questa era conosciuta, e il compilatore curato questo cannone perfetto dentro fra di sopra e al di non. E noi abbiamo fatto una bella fatica poi di capire come metterlo, perché siccome noi abbiamo preso come filo, che noi facciamo esattamente il numero topografico, fondamentalmente l'ordine topografico scelto dal compilatore, e allora abbiamo dovuto prendere questo nel numero dentro nel cagnone, dentro appunto nel secondo volume di Val di Sole e Val di Non, con una lunga spiegazione che probabilmente è stato scambiato con il cagnone. Che anche questi sbagli e questi errori siamo costretti a accettarli. Poi però va verso la terza sponda, come si va verso il Palare, Castel Fondo. Che è il tunnel, come si vede accanto, va avanti verso il Palare. Questa deve essere una carta dell'Ottocento, una carta geografica moderna, perché fra il Nonsberg e Ulten ci sono continui e frequenti scambi, era una volta tutta la contea del Tirolo. E quindi qua ci sono tutti i passaggi, vedete qua in rosso, tutte le strade che c'erano, fra cui evidentemente anche il Palare, chiaro, no? Però soprattutto tantissime vie. E qua la linea delle montagne che divide Ulten, in tedesco si dice non Ulten, ma solo Ulten, dalla Nonsberg. E ci è arrivato evidentemente anche il nostro disegnatore e la vita è andata così. Come vedete, hier harai das Tal in Ulten, poi ci sono le Maddalene, e poi dall'altra parte rovescio la Val di Non. Come disegnare che da una parte è un lato e dall'altra parte è l'altro lato? In fine conti, se prendiamo soltanto qua in mezzo la Maddalena, o le Maddalene, come si dovrebbe dire, il Menkamm, allora fondamentalmente abbiamo esattamente la stessa cosa, da una parte e dall'altra. E disegna da una parte, così a rovescio, le due parti. Poi evidentemente si tuffa anche dentro la Val di Sole, chiaro. Ma verso la Val di Sole, questo lo vedete immediatamente, lo Rocca, la Rocca di San Credo. Questo Dorf, di nuovo, San Credo non lo sa, non sa neanche il nome di San Credo, Sacales, quello sì, lo vedremo poi insieme a Sacales. Adesso dobbiamo soltanto andare un po' avanti, se no non finiamo più, se no non vediamo più il codice, è molto più importante. Si spinge fino a Schloss Orsana, San Credo di Sana, e siamo già verso il Tonale. Lui si spinge probabilmente fino al Tonale, comunque sul Tonale che poi va verso il Mercato di Milano. Comunque non abbiamo il disegno, perché lui prende la Valle di Pelio e va verso Tuongla, verso Coro. Probabilmente perché va di nuovo dall'altra parte, verso il Valmatello e poi verso la Valle Nostra. Ma questo sono speculazioni. Comunque, mi segnalo sempre che ci indica esattamente l'orientamento, in questo momento la nordizzazione.
stazione ancora, quindi quella bussola indica nada. E poi con saluti che dir, wo vorredo, auch allseitig welche confinen, verso i confini della nuova Repubblica Sedemica di Venezia, la Cilino. Questo sarà poi tutta la parte del terzo volume che stiamo lavorando, però prima vorrei adesso sentire un po' come ha fatto questi viaggi per strada, per fiume, lungo in le montagne, perché deve essere stato abbastanza arduo, abbastanza un'avventura, sempre con l'occhietto in tasca, con un lapis che disegnava e poi in una famiglia lunare, in una zona, in una stube protetta, li rifilava. Vi ringrazio. Allora, a me è il compito di tracciare e delineare quello che era un po' la storia della mia vita nel 600 e soprattutto quello che emerge dal codice Brandis. Allora, il codice Brandis è un codice che a maggior ragione in questo periodo di pandemia ci può insegnare delle cose incredibili. Allora, innanzitutto ci aiuta a sfatare completamente quelli che sono un po' i pregiudizi però assodati di quello che noi pensiamo della viabilità odierna. Allora, la viabilità di un tempo era completamente diversa da quello che noi siamo. Faccio solo un esempio per capire. Tra Salorno e Venia, per quasi 80 anni, era tutto un lago. E questo voleva dire che ovviamente le strade non c'erano. C'è tutta una geografia che è completamente altra, non solo una geografia realista, ma soprattutto un mescolamento, una contaminazione continua con l'immaginario. E c'è un naturalista svizzero che nel 1680 pubblica Johann Jakob Wagner, pubblica di storia naturale selvaggia. E c'è un capitolo tutto dedicato a De Draconis, ai draghi. Cioè, sulla strada, sulle vie, le antiche vie che portavano in Engadina, eccetera, si può incontrare benissimo i draghi. Siamo a pochi centinaia di metri da quello che comincia a parlare di ragione, no? Ma si vive invece completamente in questo mondo che tra sacro e profano, superstizioso e immaginifico, si fa capire che in ogni luogo, e in Val di Nord, e in Val di Sol, quanto i luoghi sono limitati alle leggende delle streghe, dei folletti, degli orchi, o dei nani minatori, eccetera. Quello, voi pensate, perché bisogna veramente mettersi nei panni psicologicamente di uno che camminava l'ora e cosa poteva incontrare? Già i romani vedevano le Alpi come qualcosa di terrificante. In effetti, se voi pensate, guardate, i toponimi delle montagne sono tutti recenti e sono tutti, quasi tutti nati dai pensieri dei pastori. Cioè la montagna era vissuta fino alla Marga, dopo era improduttiva, per che senso aveva? A parte i cacciatori o i contrabbandieri o chi fuggiva o i pellegrini che si perdevano. Però non aveva nessun senso. Sono gli alpinisti che cominciano ad arrivare nelle montagne. E i toponimi nascono proprio, a cominciare anche proprio a questo periodo, dal basso verso l'alto. Perché a seconda, pensate semplicemente alla Marga, Marga di sotto, Marga di mezzo, Marga a seconda della specie della moltiplicazione, avveniva scusa del tipo di produzione di erba e della stagione, ce n'erano altri tipi normalmente di maglie, per cui dal basso verso l'alto. E non a caso, anche aiutati dalla Controriforma, quanti capitelli nascono sui primi, su questi luoghi dell'ambiguità, dove non si sa bene chi si incontra, che loro non c'è come il segno bianco rosso del cane della temporale fisica nel strano. E per cui si può incontrare di tutto sulla strada. Poi in questi anni proprio
ci vengono incontro per farci capire il commercio come avviene. Ora noi pensiamo, novembre comincia a dedicare, si chiudono i passi, si chiudono i passi, si chiudono i passi, non è vero. L'inverno triplicavano i commerci. Perché? Perché c'era le slittone. E le slitta portava il peso tre volte quello di un muro. Per cui era conveniente, c'era il pericolo delle valanghe, eccetera. Proprio quello si conviveva quotidianamente. Per cui, veramente, quello che si pensava che si chiudesse l'economia e la cultura, che nei mesi invernali si giocava come segna gli affreschi dei mesi della tornata di Trento a giocare a palle di neve, invece no, la cultura, l'economia continuava e usava tutto un sistema di rete viaria, fluviale e di sentieri che era incredibile, era veramente una cosa. Ora, una volta si muovevano molto di più di adesso, molto di più. C'erano sulle sentieri, c'era il mondo, pensate ai pellegrini, gli eserciti, i commercianti, gli artigiani, i bambini che dalla Val di Noce andavano nel marcio della Valle di Lace per imparare il tedesco, c'era di tutto. E allora si capisce, e, no, ovviamente i sentieri erano, e le strade erano tutte non di fondolaglie, come dicevo prima, c'era l'acqua, l'esondazione. Se voi andate a Pinzon, sopra Enna, nella chiesa all'esterno, voi guardate la facciata e c'è, tra l'altro c'è uno dei rari draghi bianchi a mo' di serpente, che è, ma c'è dipinto il Fine Adige. Ecco, il Fine Adige era un labirinto. Era veramente un tornare, un creare isole che sparivano dopo ogni generazione. Era un mondo. Per cui le strade passavano a mezza via, non a caso anche in due, quando scende, per non fare la stretta di Salerno, sale al Sauc e si inoltre, perché quello è la Ghetti, sale via all'ospizio e si inoltre al Valdicembre. Allora si capisce certe conformazioni di aria. Ora si capisce il Castel San Pietro. E uno dice, che cavolo ci fa un castello lassù? Mm. Ma perché? Da che mondo in mondo? E non a caso, nella parte del tirolese lo chiamano Reitersteigen, sentiero dei reti, quello che viene su da Favonia. L'ha fatto perfino il Sardo Medio. Se voi da Rovere della Luna salite la valle per andare a Fembre, a Favonia, vedete a un certo punto sono proprio massicciato, sentiero massicciato, era comodissimo. I pellegrini che andavano a Santiago de Compostela, lo facevano la Valle in fondo ci insegna, sono partiti da fondo, ma quindi fondo ha fatto il passo Castrini, ma come loro tantissimi altri, perché era comodissimo. Se voi pensate da Castrini in due giorni non si tende alle nostre. E scendendo il Castrini nella Ulte, che non è tardi, ma è Ulte, e cos'è che incontrate? L'ospizio di San Maurizio. Fate il Tarcio Pass, che a destra dell'orecchia di lui, scendete e trovate immediatamente l'ospizio di San Maurizio. Per cui c'è tutta una serie di collegamenti, anche di commenti, ospizi, eccetera, che segnano il tempo. E la rocchetta era difficilissima da transitare, non solo per quello, ma perché anche c'erano i dazi. Vi dico solo cosa significava i dazi in tempo. Proprio nel 600 una delle più grandi produttrici di vino era la Sugana. Facevano un vino che presumo che tu bevi, dovevi ridere una settimana prima, però veniva acquistato dall'esercito asburgico per fornire, perché spettava a ogni soldato un litro di vino, non era Marzellino né Tarodio, spettava un litro di vino al giorno. Allora, per non pagare il dazio al principe Vesco, avevano creato una mulattiera, 1600, che saliva in Valle dei Mocchi, che noi abbiamo sempre pensato che fosse una valle selvaggia fino al 1960, quando hanno fatto la strada, e scendeva nella Val Calini, evitando il dazio di Trento, e entrava sotto Mefica con i tagli fisi.
ci sono gli atti dei processi, un secolo durato. Dopo ha vinto il principe misto, è ovvio, i potenti vincono sempre, e ha dovuto far saltare la strada. Però il piccolino passava di là. Val dei Mocchi, faceva la Val Battisti, faceva il Passi, c'era la Mugliatina. Qua, prima parlavo di Castel San Pietro, ma uno dei percorsi più importanti era il Fregato Morto. Il Fregato Morto, che la parola è onese, che quelli di Cortazza hanno mantenuto. Se voi salite da Cortazza, la Corona, Graune, salite, per la Cappella di Santa Banna, prima cos'è che incontrate? Incontrate un enorme cumulo di pietre con una croce. Allora, da quando esiste l'oralità, veniva trasmessa una storia, che come tutte le storie religiose sono metà strada tra la superstizione, eccetera, di chi andava, scendeva dal sentiero, andava nella valle dell'Adige, a commerciare, eccetera, quando risalivano portavano una pietra, ecco per cui, comunque c'è ancora, ecco, enorme, e strofinavano sullo stomaco e si pensava che per il resto di diversi anni non si avesse più, il fisico sarebbe stato emendato da una malattia, eccetera. Non solo, nell'Ottocento, fine Ottocento, primi Novecento, quando i bambini dei vostri antenati e le famiglie mandavano i bambini a studiare il tedesco nei magi della Valle dell'Adige, voi pensate, adesso la valle è ricca, ma una volta era la valle più povera del Sud Tirolo, era una delle più povere, mentre una delle più ricche del movimento era la Valsugana, semplicemente adesso ci ha invertito un po' le cose, ma perché la Valsugana passavano tutti per la Venezia o per l'antica strada della via Stadi per andare in comunità Padova, eccetera, perché tu vedi, ovvio, se c'è strada c'è osteria, eccetera, eccetera. E mandavano i bambini a studiare il tedesco, restavano giù, ma non imparavano solo il tedesco, imparavano anche le cose che non dovevano. Quindi mandavano gente sporca al giorno d'oggi. No, imparavano cose che allora per punizioni, parroci, dicevano ai genitori, voi quando il figlio torna, e non è che andavano a prenderli, erano padre, tornavano da soli, devono portare la pietra per punizione, come pena per quello che avevano combinato, che non sapevano cosa, ma sicuramente avrebbero combinato. Ecco, il sentiero, esiste ancora, è stato segnato dal CAI, dalla Pepperaia e dalla SA, ed ecco c'è questo cumulo. Senza parlare del passo palale e tutti i sentieri che attraversavano le Maddalene. Qua per andare a Le Campiglio facevano il bene, andavano al piano della Nana, andavano dentro, soprattutto all'ospizio, perché c'era l'ospizio poi, o andavano in processione anche. Per cui erano tutte strade, sentieri, mulattiere, veramente isolate. Quando in un'epoca, ma voi pensate che dal 1200 circa fino alla fine dell'Ottocento, quando ha cominciato a raddrizzare l'Adige e soprattutto quando hanno creato la ferrovia, l'80% del commercio veniva via fluviale. Qua, in tutte le valli, per la fruttazione del legname, sull'Adige c'erano i zacchieri che partivano da Lagos, anzi grande porta era Monzolo, c'è ancora una grande pietra sull'Adige, sulla sinistra, però bisogna trovarla, con due segni che erano i segni che davano il via alle zattere, perché ovvio, se era troppo alto era pericoloso, se era troppo basso si incagliava. Tanto non c'erano ponti, è l'unico ponte che c'era quello di San Lorenzo a Trento, era un ponte ligneo come quelli che c'è a Fieri. Esatto, perfetto.
effetti ci sono negli atti della città di Trento le multe che dovevano pagare i zattieri perché magari sbagliavano, bevevano, beccavano il puntino, cioè lo rovinavano, dovevano anche ripagare. Però l'80% avveniva lì sulle zampe. Quando durante il Consiglio di Trento scoppia il colera, si dice che arriva il colera, che subito i cardinali, la prima roba che fanno è fuggire, usano le zampe. Perché la velocità è come lì, no? La velocità ti permette veramente di bruciare i tempi. E non c'erano solo le zattere che erano costruite in una maniera incredibile, con uno spessore e tutto il legname proveniva la maggior parte dalla Val di Fiemme tramite l'Avisio, ma la maggior parte da Schnoppen, da Regelberg, da tutta la parte della componente. Anni di più grande, no? Tutta la distesa, venivano giù da grande la Marassa, che anche lì la leggenda del drago che la lotta come gigante Grimm degli Ocrini, e per quello che la Marassa è molto vero, però essendo di grossa profilica dà l'impressione di essere una valle assa e ardua. Per cui queste zatte la maggior parte venivano veramente attraverso il fiume, ma parlavamo prima di Castel Tirolo, di Grazia, di Quarazze, i toponimi, noi li abbiamo persi, come abbiamo perso la Desante, no? Che era questo dialetto che i fruttatori, i zattieri avevano per intendersi fra di loro, non farsi capire dagli altri, abbiamo perso anche moltissimi toponimi, però Luxemburg, è il sentiero dei buoni, ma è micidiale per chi l'ha fatto. Se voi andate a fare il Valbeghi di Tell, di Lagundo, a un certo punto in fondo sulla sinistra si innerpica che c'è una via Cruci per andare a questa stupenda chiesa romanica affrescata di San Pietro, e c'è questo sentiero salesà, per cui ancora con tutte queste pietre, però veramente da uccidere i buoni, insomma, pericolosi. Ma di questi sentieri protetti o non protetti dai santi, veramente pensate al sentiero, adesso voi avete uno dei più bei sentieri secondo me ancora poco valorizzati, che è il sentiero di Acopeo della Val di Nove, ma quello tocca tutte le mezze coste, tutti gli antichi paesi in fin dei conti, dove ci sono le chiese di Pietà di San Giacomo, ed è veramente un mondo che si ha. Perché cambiava la concezione del tempo proprio quando si via e dello spazio. Oggi, per rivalutare queste cose qua, il concetto di una velocità diversa, adesso va di moda la lentezza, eccetera, ma allora, se voi guardate questi castelli, perché il castello era messo a protezione lì, di controllo, sempre di un sistema viale, delle mude, pagamento dei dazi, eccetera. Per cui, e non solo dei pagamenti, ma era anche un sistema di comunicazione sonora o visiva, si usavano i fuochi o le bandiere, ma anche sonora. Il Goffre, che ha fatto tutto uno studio a due volte su questo, ci diceva che in un giorno da Castello di Rogoreto arrivava a Castello San Michele, informazione, e giù dopo. C'era un sistema veramente di velocità, molto di più magari della posta, che adesso si perde. Per cui recuperare attraverso il codice Brandis, recuperare tutti questi aspetti culturali, è veramente, ti si apre un mondo alla soglia dei secoli dei lumi, che però siamo ancora immersi in Draghi, in streghe, siamo ancora immersi in leggende che ti rendono forse la strada viva, ti rendono la strada veramente a misura di umanità. A misura di grado, perché si è assoluta. Ecco, io chiudo qua perché sennò mi perdo in mille cose. Però lì avete veramente, potete non toccare con mano, ma toccare con gli occhi questo mondo magico. È un mondo magico, di quello che era la vita nostra, dei nostri antenati, che assolutamente dobbiamo perdere.
Adesso purtroppo con la pandemia non si può più viaggiare, i ragazzi spostano. Ma immaginate far scuola lungo questi sentieri, portarli nel San Pietro, nel castello, farli fare le castelli e farli vedere tutte queste esperienze qua. Veramente è recuperare la storia con la S maiuscola e non quella di diventata ecco attraverso i quattro lunghi dell'aula. Va bene, io vi ringrazio, ancora per la vostra organizzazione. Se riescono ad arrivare al terzo finito senza litigare per il nome di chi ha fatto questi splendidi disegni, magari ci ritroveremo ancora. Ecco, grazie mille a voi. Non so se qualcuno di voi ha qualche domanda. Molto volentieri. Prego. Io vorrei fare una domanda. Ho sfogliato molto velocemente i due codici, però ho visto che essenzialmente sono tutti castelli che allora erano abitati o quantomeno in buone condizioni. Non c'è nessun rudere nel castello. Cioè, c'è un motivo particolare o aveva uno scopo anche, che so, militare, tra virgolette, nel senso di avere un censimento di tutte le fortezze o le possibilità di... Ci sono anche rudere, pochi, ma ci sono anche rudere, per la verità, dove ci sono veramente posti molto molto interessanti, ci sono, c'è anche la... soprattutto quello che oggi è chiamato Andarsio, quello che oggi è chiamato il Castellaccio, no? Che già allora era dirocato, però è segnalato che i ponti sono andati, no? Quindi era fondamentale. Però vero è che una delle ipotesi che probabilmente quando si dava, perché questa è la compilazione di questo album qua, che appunto non è finito, perché manca tutta la posteria, manca tutta l'altra Val di Rin, mancano delle parti molto, molto consistenti, deve essere stato almeno, diciamo così, un'opera almeno ventennale, con costi sicuramente elevatissimi. Adesso il Brandis che voleva fare questa Land Special Album sicuramente i mezzi aveva a disposizione, però anche una cosa del genere non la lasci poi la metà. I primi disegni, in realtà quello del 18 è proprio quello che abbiamo scelto qua per presentarlo perché è in concomitanza con la guerra dei 30 anni, ma i primi disegni con una sicura datazione, sempre soltanto dalla iconografia, non abbiamo un documento su questo codice perché è rimasto appunto per il suo, è del 1606, quindi da molto prima. Quindi dal 6 al 29 sicuramente. La cosa strana è che non abbiamo nessun documento, perché almeno chi ha pagato questo disegnatore, quello avrà costato fiori, quattrini, non abbiamo un barlume di documento. Bisogna darsi da fare, forse stiamo cercando nel luogo sbagliato, è tutto possibile, però abbiamo una traccia, perché tutti questi castelli che sono elencati sono castelli di famiglie nobili, Burgen, soprattutto l'italiano non distingue tra castello e Burg. Cioè la Burg sarebbe il castello proprio fortificato, militarmente interessante. E fra le famiglie nobili, possidenti appunto di questi Burgen, ci sono stranamente tutti quelli che sono elencati nel cosiddetto Elefantenbund, nella Lega degli Elefanti, che nel 1400 si rivelò a Federico Tascarota. Quindi può darsi, anche se siamo un secolo indietro, può darsi che il capitano del Tirolo, Jacopo Brandis, abbia detto, siccome la guerra dei 30 anni cominciava e anche nel 600 la contea era abbastanza dissestata finanziariamente, i nobili non pagavano tasse. Però andiamo un po' a vedere se sono bene in carne questi, come sono in buono stato questi castelli, come sono, e andiamo a vedere soprattutto quelli dell'antica Lega degli Elefanti, che sono comunque non molto affidabili, che non sono lealissimi alla signoria territoriale, e vediamo se magari a quelli là si può fare qualche ricattino. Può darsi che anche questo abbia avuto il suo ruolo, che in fin dei conti abbiamo qua una specie di lista di
tassazione possibile, immaginabile, non tasse perché i mobili appunto non pagavano tasse, ma contributi, diciamo, no? Per esempio dare fornire, dare tot vino per i fornimenti per le truppe che stanno passando nel Tirolo. Perché il Tirolo non è stato toccato dalla guerra dei 30 anni, però no, però tutte le frontiere c'era e soprattutto l'imperatore era il fratello del signore del Tirolo, no? Quindi il problema non poteva lasciare delle peste, fratello, no? E quindi dal Tirolo venivano i soldi per foraggiare la guerra, quello senz'altro. Non passavano, però dal Tirolo succhiavano fuori il sangue per i soldi per foraggiare la guerra. E di più il regalino era la peste, no? Perché la peste è stata portata dagli alchimisti, che transitavano soltanto, non si fermavano, ma transitavano e ci hanno lasciato sto regalino. Del resto può darsi che proprio la peste nel 29, perché nel 29 muore Jacopo Antegrandis, muore in caso anche Francesco Lucchese, e c'è la peste che al momento veramente la gente aveva fatto pensare di non fare una grande speciale. Può anche darsi che qua si interrompe sempre. Noi dobbiamo pensare che tutti questi disegni svolazzanti sono nell'archivio dei conti Brandis e sono là finché un Brandis, probabilmente Clemens Brandis, ordina, facciamo un album così almeno di salvare questi disegni, no? Però siamo nel tardo che poi questi disegni, perché sono molto scarabocchiati, abbiamo più mani, abbiamo delle annotazioni che dei conti Brandis, che era sempre per 400 anni nell'archivio dei conti Brandis. Soltanto che la famiglia Brandis era uno dei ministeriali potentissimi, la famiglia Brandis ha dato 7 capitani del Tirolo, no? Quindi può darsi benissimo che fra questi c'erano sempre qualcuno che sfogliava di nuovo, metteva a posto, no? Finché poi il conte attualmente reggente, diciamo così, lo ha venduto all'archivio provinciale di Bolzano, no? Ed è adesso l'archivio provinciale di Bolzano dove esce molto raramente, perché è un documento inestimabile, no? Semplicemente per la documentazione iconografica dei castelli, perché di molti castelli l'unica immagine che dove non esiste, quindi tenetelo molto per un occhio. Nessun'altra domanda? Credo che tutti faremo a vedere.
e tu ti fregano veramente la cosa. No, allora appunto lo spazio è molto piccolo, pertanto bisognerà fare due gruppetti e quindi vediamo di organizzarci. Quindi non viene la domanda. Ecco, io magari ti do un ricchio se viene con me. Grazie.